Massimo Giletti, l'Arena, il motivo della chiusura. Massimo Giletti ha riferito ai pubblici ministeri di Firenze, che indagano sulle stragi del 1993, che Salvatore Baiardo gli ha mostrato una presunta foto compromettente. Uno scatto rubato che ritrae seduti da qualche parte Silvio Berlusconi, Giuseppe Graviano e Francesco Delfino, generale dei Carabinieri. Baiardo gli avrebbe parlato anche di un documento sulla trattativa Stato-mafia. L'ex favoreggiatore dei fratelli Graviano ha riferito di un incontro con Paolo Berlusconi a Milano risalente al 2011. Il Fatto Quotidiano ha pubblicato il verbale dell'interrogatorio di Giletti. Massimo Giletti pensa che dietro quel presunto scatto si nasconda un ricatto. Nel 1997, Baiardo è stato condannato per favoreggiamento nei confronti dei fratelli Graviano. Probabilmente, per Giletti, la foto mostrata da Baiardo era legata all'abolizione dell'ergastolo ostativo per i boss non pentiti. Nell'articolo è stata smentita la presunta indagine sui compensi ricevuti da Baiardo di 48.000 euro per prendere parte a Non è l'Arena. Il 23 marzo è stata perquisita la casa di Baiardo per cercare quella foto che ritrae insieme Berlusconi, Graviano e Delfino. Dal decreto di sequestro si intuisce che i pubblici ministeri abbiano chiuso e poi riaperto l'inchiesta, con l'autorizzazione del GIP. Gli indagati sono Berlusconi e Dell'Utri, mentre Baiardo è terzo non indagato. Il 19 dicembre 2022, Giletti ha messo a verbale alcuni dettagli sul suo incontro con Baiardo. Quest'ultimo gli ha parlato di una foto i primi di luglio. In un bar vicino Milano gliel'ha fatta vedere senza consegnargliela. Ritrae Berlusconi, Graviano e Delfino seduti in un tavolino. La foto sembra un autoscatto macchinetta USA e getta dei primi anni 90. I pubblici ministeri hanno chiesto a Giletti per quale motivo Baiardo gli avesse mostrato quella foto. Secondo Giletti, l'ha fatto perché lui ha sempre messo in dubbio le dichiarazioni di Baiardo. Ha voluto dimostrare che manteneva rapporti con Dell'Utri e Graviano. Il conduttore ha anche pensato che Baiardo volesse verificare quanto Giletti fosse interessato a rendere pubblica quella foto. Una foto che Baiardo avrebbe pensato di inviare ai magistrati, se le cose non fossero andate in un certo modo, per tenere sotto scacco Berlusconi. Giletti ha dato una risposta secca a Baiardo. Era suo dovere non solo toccare la foto, ma farla esaminare per capire se fosse un falso o meno, prima di pubblicarla. Non ha escluso che Baiardo volesse soldi in cambio. A quel punto, i pubblici ministeri hanno intercettato e videoregistrato due incontri a Roma tra Baiardo e Giletti, del 21 gennaio scorso. Hanno riscontrato che Giletti è attendibile, mentre Baiardo ha negato l'esistenza della foto. Giletti ha sottolineato che Baiardo ha chiesto di trasmettere l'intervista prima dell'8 novembre, data in cui la Corte Costituzionale avrebbe deciso sull'ergastolo ostativo. La verità ha confermato l'esistenza della foto. Pare che Baiardo l'abbia proposta anche ad altre trasmissioni, come Report di Rai 3 e Paolo Mondani. Che ne pensate della foto mostrata da Baiardo? Questa potrebbe essere una causa della chiusura anticipata dell'Arena. Massimo Giletti rischiava grosso? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Thank you.